qui a Bologna, ed avevo 35-36 anni, mi ero appena licenziato, facevo l'impiegato in comune a Ravenna, quell'età lì, non perché volevo fare attore, insomma, tutti lo so, ma chi mi segue lo sa, ma perché per caso proprio, sinceramente, veramente per caso, mi hanno chiesto di fare una roba, io l'ho fatta, e vabbè, mi licenzio e faccio l'attore. Fortunatamente non sapendo dove andavo a infilare, perché se l'avessi saputo naturalmente non avrei fatto questa scelta. Cioè, un consiglio che non darei mai a un signore di 35 anni: lascia il posto fisso, noioso, lascia il posto fisso per dedicarti a questa gioia tremenda. E io mi stavo annoiando talmente in comune che ho deciso, e detto fra parentesi per inciso, la frase del nostro presidente Monti fa sinceramente cagare, nel senso che se l'ha saltata, si è scusato, perché una gaffe, cioè abbiamo sentito tanti questi anni di gaffe del Papello Scuri, questo sobrio signore a dire delle cazzate. Immaginate che divertimento antinoioso, cioè, quelli che non hanno un lavoro fisso. Però effettivamente lo posso dire io, che appunto ho deciso a metà della mia vita di licenziarmi dopo 15 anni di lavoro fisso, per affrontare un lavoro che non sapevo fare, non sapevo manco che fosse. Lo dico questo perché ha a che fare col dialetto e quindi con Baldini, perché quando ho cominciato a fare l'attore a 35-36 anni avevo una pronuncia perché la gente diceva sì, ma cioè, prima impara a parlare italiano, cioè nel senso che te vai in Romagna, uno che non abbia mai fatto un minimo di dizione parla, cioè, tanto è vero che il primo provino che feci nell'81 feci un provino qui vicino a Modena, a Carpi precisamente, c'era un regista che faceva uno spettacolo e faceva un Pulcinella alla ricerca di Pulcinella, un doppio Pulcinella per i bambini naturalmente. Però era un Pulcinella, fra l'altro lui era napoletano, per cui cercava attore, io feci il numero e gli chiesi, lei è il regista tale, sì, dice, so che dico, cercate degli attori, e lui fa, perché lei è un attore? Io dicevo, come ha fatto, che dice? Ha beccato subito, avevo solo deciso di fare l'attore, non è che lo ero. Ma la domanda era ovvia, no? Lui diceva, scusi, perché forse lei è un attore. E infatti io ho pensato un attimo, 10 secondi di apnea, e poi la mia prima bugia, che ho continuato poi a dire fino ad oggi, bleffando, e ho detto, sì, sono un attore. E lui ha detto, va bene, venga qui, facciamo un provino. Provino? No, io dico, un provino, veramente, non ce l'ho. Ma vengo lo stesso, vi faccio leggere io qualcosa. E io andai là con gli ultimi 10.000 lire che avevo di benzina, perché venivo da Bagnacavallo, da Ravenna anzi, mi diede un foglio che era il monologo di Amleto. Dice, leggi un attimo, quando sei pronto dice, me lo leggi, me lo interpreti, leggendo per carità. Va bene, dico, dopo un po' che ho letto, sono pronto. Dico. E lui mi fa, va bene, quando vuoi. Esce, non esce, questo è il problema. Lui mi guarda e dice, temo che sia veramente un problema. E lì mi ha battezzato e ho cominciato a fare l'attore. E naturalmente ho detto, ma adesso faccio un po' di edizione. Lui mi prese, in effetti, poi intelligentemente mi fece fare, siccome non ce la facevo a fare l'edizione, mi fece fare un personaggio straniero. Era una specie di Capitan Fracassa,
dice come va, perché facevo sempre gli errori, appena leggevo, devo dire, prima di tutto era, sono disperato, mia moglie è stata rapita. E lui, io dicevo, sono disperato, mia moglie è stata rapita. E lui diceva, moglie, come? Moglie, ma che ho detto? Hai detto moglie, ah? Mi moglie, si dice in dialetto. Allora, dopo 3-4 ore, senti, e io pensavo, adesso cazzo fuori. Invece no, tu dice, come te la cavi con lo spagnolo? E io dico, lo fischio. Allora, ma senti, fai un po' lo spagnolesco. E io faccio così, che ad ogni parola ci mettevo una S finale per parlare spagnolo. E gli dico, vai, sono disperatos, mia moglie si è stata rapita. Cioè, i bambini ridevano davanti e tutto, qualsiasi frondone che andava benissimo. Lui intelligentemente mi prese. Poi naturalmente pensavo, adesso un mese o due faccio audizione. Mi ci sono voluti 2 anni per avere un 6 meno meno, per poter fare il teatro nazionale o internazionale, a maggior ragione, no? Perché quando dopo il provino che c'era, mi fece leggere un'altra roba, c'era il marcio in Danimarca, dice, a lui fa, ci sarà del marcio in Danimarca, ma non è che bene cavallo, non si scherza. Allora ho dovuto, per 2 anni insomma, ho studiato un po' di edizione, ma più che studiare, siccome lavoravo, avevo incaricato un mio amico, che era un professionista, eravamo amici, che mi doveva riprendere, toccare nella vita normale, siccome ci frequentavamo, stavo a Genova in quel momento a fare gli spettacoli là, mi riprendeva ogni volta che facevo un errore, tipo bene, bene, ho capito, a volte rompeva anche il marrone, devo dire la verità, però insomma, si parlava seriamente. Però solo così, io dopo un paio d'anni cominciavo a dimenticarmi del come si dice una parola e dirla automaticamente. E poi, detto fra noi, l'addizione non ci si libera mai, naturalmente, ed è anche un bene, perché chi ha l'addizione perfetta diventa una specie di speaker, ma anche di personalità. Ogni persona in Italia è nata da qualche parte, si sente. Poi, naturalmente, se fai uno Shakespeare, non è... Ciò non di meno, Carlo Cecchi, come sapete, che è un fiorentino, siccome ha lavorato con Edoardo, lui ha questo vezzo di recitare in napoletano. Anche io ho fatto un amleto con lui e lui se avete un problema, cioè, devi parlare in napoletano, un Shakespeare di Danimarca, per cui mi sentivo un po' strano. Allora io ho fatto audizione, ho fatto l'attore, quando ho visto che insomma, come dire, ero passato in qualche modo, ho cercato, perché allora cercavo di fare perdere le tracce della mia provenienza un poco professionale. Ogni volta che andavo a Roma, che ero a Roma, parlavo con qualcuno, dicevo, sono romagnolo, si sente. Io già volevo sparire, pensavo non ce la farò mai. E invece dopo, una volta superato questo esame, ho potuto riprendere quasi come rivendicazione, riappropriazione di qualche cosa che poi in fondo me ne vergognavo sinceramente all'inizio, esattamente come succedeva negli anni 60 alle famiglie romagnole, che quando i bambini parlavano in dialetto gli davano scapaccioni, dicevano parli italiano, non ci facciamo, cioè, perché effettivamente si sentiva la subalternità della cultura del dialetto, subalterna in genere alla cultura nazionale. E quindi me ne vergognavo fino a che ho cominciato tra amici, treppi come questi, a leggere delle poesie in dialetto. E ho visto che piano piano questo dialetto, prima erano 15 persone, amici, poi dopo diventava, poi si facevano le serate come queste, poi cominciavano a far pagare i biglietti, e poi cominciava la gente, insomma, io ho avuto 15 anni, o 20 ormai, che praticamente faccio questo recital, partendo dalle poesie di Baldini, che è sempre lo stesso recita, dove racconto anche parte di questa cosa che racconto qua. E a volte con un mio amico di Roma gli guarda, io sono 19 anni, quasi 20, ho cominciato nel 92-93 a fare questo recita
è sempre lo stesso, cambia perché poi ci metto dentro cose, il pastrocchio è un, come una specie di animale che si modifica, ma è sempre lo stesso, non ha un titolo, insomma, gli ho dato dei titoli, ma è la stessa roba, la indirizzo a seconda della serata, lo manipolo, improvviso, ma sempre su, basato sulla lettura delle poesie che, con cui ho cominciato. E questo mio amico dice, sono 20 anni che fai lo stesso recita, sì, e c'è sempre un sacco di gente, sempre pieno. Madonna, dice lui, ma quanta gente c'è in Romagna? Cioè, neanche Broadway, no? Se ci fanno 20 anni di repliche. E io dico, guarda che io sono 20 anni che faccio lo stesso recita, ma anche il pubblico è sempre lo stesso. Perché questo è il problema che ho studiato alla fine. Cioè, dopo 8-10 anni io cominciavo a vergognarmi, andare nello stesso posto. A Firenze sono andato almeno 20 volte, almeno una volta all'anno o due. A volte mi chiamano nello stesso posto anche. Ogni 2 anni mi chiamano la festa dell'unità provinciale, so di Ravenna, c'è Faenza. Ci vado a fare la stessa roba, modificata, pastrocchiata. Ma il pubblico è sempre lo stesso e ci tengono anche a dirmelo. Dico, sono venuto anche là, anche là, anche là. Dove sei più vicino? Ma è la stessa roba, nel senso che a volte quando mancavano dei pezzi ormai resi famosi, loro li chiedevano, si incazzavano anche, cioè avevano pagato i biglietti, cioè, ma mica fatto quello là. Allora ho capito che c'era qualche cosa che ha a che fare col tormentone. Naturalmente è sempre piacevole sentire delle poesie quando è poesia, quando è arte. Non si può dire, c'è ancora la quinta di Beethoven, ma no, l'abbiamo già sentita, no? Se va a sentire musica di Beethoven è chiaro che, insomma, tipo, la sesta la so, la nona, cioè, non abbiamo fatto 9 in 8, ce ne sono di nuove. E questo era divertente, che fa anche la differenza tra, perché una volta, siccome le poesie di Badini fanno ridere, il 90% fa ridere, il 10% sono tragedie. E siccome fanno ridere, c'è un malinteso, ma è chiaro la ragione. Mi ricordo una volta ero all'ospedale e ero lì che facevo degli esami degli ospiti, stavo lì a letto, seduto, che leggevo. Entra dentro in questa camera un signore anziano con una gamba rotta, insomma, problema con sua moglie. E lui, dolorante, lui comincia a guardarmi, un guard, e poi fa con sua moglie, anche sua moglie mi guarda. Dopo un po', insomma, alla fine piglio coraggio e mi dice, scusate, ci diamo del voi, no? Gli ho detto, scusi, ma sì, Mariscotti? Ma dice, sì, sono io, sono Mariscotti. E allora fa con su mare, lole, Mariscotti, ma con su sopi. E lui dice, lì è su mare, dice, ma chi è Mariscotti? E allora dice, su, ma come, te lo conosco Mariscotti? Di qualche conto tutto il barzaletto. E lì è che attuava in pratica un sillogismo imperfetto, credo, no? Nel senso che il sillogismo logico era tipo, la barzelletta fa ridere, lui racconta cose che fa ridere, quindi racconta barzellette. Non è non giusto. Il problema è questo, che mi ricordo all'inizio quando recitavo le prime poesie, ero anche molto più legato, non improvvisavo molto, leggevo le poesie, appena qualche commento, poesia dopo l'altra, e esordivo alla, mi ricordo la festa dell'unità a Massa Lombarda, un tostazzato, come dei film di Nichetti, uno tenta di fare qualcosa. Allora dico, buonasera, dico, stasera voi siete qui per ascoltare la lettura di poesie. Qualcuno fa così, spiegherai quello degli occulti. Insomma, alla fine io leggo le poesie, alla fine una signora anziana, proprio mi ricordo, era una signora anziana che la si leggeva, suo figlio che era anziano anche lui,
Arrivò al parco, mi diede la mano e pure un des. Ostia, gli è belli, 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 am so godude, gli è proprio belli, gli è so belli che gli un pegni che poesie. Ci sono così belli che non sembrano neanche poesie. E io adesso, potrebbe andare avanti un'ora per capire che senso, io l'ho detto con Baldini, Baldini, Santa Teresa. Cosa dobbiamo pensare? Dice, è una frase stupenda. È una frase stupenda che la dice lunga sul concetto che abbiamo noi fin da piccoli della poesia, che mi ricordo io andavo alle elementari, c'era la poesia di imparare a memoria. Osh, c'è la poesia di memoria, la poesia di memoria, no, piuttosto non hai imparato la lezione? Impara come una punizione, no? Quindi già per questo non sono la poesia di memoria, piuttosto dietro la lavagna. In ginocchio con dal granello formitoso che si infilavano dentro la carne, mamma mia, queste erano le condizioni normali, loro ti picchiavano i maestri. Insomma, questo era un po' il concetto della poesia che avevamo noi, sicché tenevo separato la lettura delle poesie dalla manifestazione colta, alta, no? Come se ci fosse questa separazione, mentre invece questa separazione, appunto, con Raffaello Baldini non c'è. Raffaello Baldini avevano chiesto, Raffaello Baldini è considerato dalla critica nazionale, Brevini, Pietro Vincenzo Mengaldo, eccetera, come il più, Vincenzo Mengaldo proprio dice, queste parole precise, Raffaello Baldini è il più grande poeta uscito negli ultimi decenni. Parole apodittiche, il più grande negli ultimi decenni, infatti dagli anni 70-80 in poi è venuto fuori Raffaello Baldini e scrive esclusivamente in dialetto romano.